Il fatto che la nostra mente sia una macchina a risolvere i problemi risale a 200.000 anni fa fra gli uomini della preistoria, perché era adattivo e funzionale per loro che la loro mente funzionasse in questo modo. Prova a pensare all'uomo della preistoria, a quale fosse la sua priorità. Ogni giorno qual era la cosa più importante per lui? La sopravvivenza tramite il procurarsi del cibo. Quindi immagina l'uomo della preistoria che usciva per procurarsi il suo pranzo, ma la cosa a cui doveva fare ancora più attenzione era quella di non diventare il pranzo di qualcun altro, cioè di una bestia feroce. Quindi la sua mente si è evoluta, si è adattata per accorgersi di qualsiasi piccolo movimento, di qualsiasi stimolo che potesse indicare un potenziale pericolo, cioè la presenza di una bestia feroce o di un'altra tribù nemica o di un evento atmosferico pericoloso potenzialmente per lui. Quindi ogni sua attenzione, ogni suo comportamento nella ricerca del cibo fuori dalla caverna era volto proprio a individuare pericoli e potenziali problemi e poter evitarli preventivamente. Quindi la mente dell'uomo della preistoria, delle caverne, si è formata, adattata ed evoluta proprio per questo, cioè per la sua sopravvivenza, per proteggerlo dai pericoli. Ed effettivamente gli uomini delle caverne che non hanno utilizzato questa modalità a risolvere i problemi della mente si sono estinti. Noi deriviamo invece appunto dagli uomini che hanno utilizzato, che avevano questa modalità di controllare, valutare, prevedere, prevenire e agire per proteggersi. Quindi questa modalità della mente era assolutamente funzionale, normale, adattiva per gli uomini della preistoria. Ed effettivamente era funzionale ed adattiva anche fino a qualche secolo fa, per i nostri antenati, o attualmente anche per alcune popolazioni che non vivono nelle società agiate come la nostra, ma vivono in ambienti più ostili, più pericolosi. Vediamo alcuni esempi di come la mente dell'uomo delle caverne funzionava e l'analogo residuo rimasto della nostra mente attuale.
Quindi, come vediamo, lo scopo della mente risolvi i problemi è proprio funzionale, adattivo, per proteggerci, per avvisarci dei pericoli, per far sì che riusciamo a garantirci la nostra sopravvivenza. Ma attualmente non c'è nessun leone che minaccia la nostra sopravvivenza a livello fisico. Quindi forse non serve più usare sempre la modalità che risolve i problemi, essere sempre in allarme, in allerta, in costante pensiero, giudizio, valutazione. Forse possiamo provare anche un'altra modalità.